Buongiorno e buona domenica 7 giugno 2020, cari amici. Bene, anche oggi ho svegliato fortunatamente con il bel tempo come ieri. Vi auguro, come ho poco fa detto, appunto, di trascorrere una serena e lieta domenica. Ieri, fortunatamente, quindi col bel tempo, sono riuscito a fare una gran bella passeggiata con il mio amico. E alla fine diciamo che vabbè, no, regalo anticipato no, visto che il mio compleanno è tra poco più di un mese, il 26 luglio, e sarà il mio 26esimo compleanno nel giorno 26, quindi guardate che casualità. E niente che dire, che praticamente in una fumetteria qui di Trani, in pratica tra i vari libri che mi ha mostrato, diciamo, il titolare del negozio, sono stato attratto da un libro in particolare che si chiama Deadpool. Non so, io tramite il mio amico, che è un po', io scherzosamente lo chiamo tuttologo, ma che comunque conosce, diciamo, vari argomenti in vari ambiti, oltre a quelli videoludici. E niente, quindi ovviamente dalla copertina, per chi sa, potrebbe assomigliare a Spider-Man, ma in realtà non lo è. E quindi, però, mi gusterò, non so se riuscirò a prenderlo già lunedì nel pomeriggio, visto che la mattina il negozio è chiuso, poi sperando in buone previsioni del tempo, altrimenti se non sarà lunedì lo acquisterò martedì. Poi vedevo proprio prima, circa un'mezz'ora, 3 quarti d'ora fa, che mi sono svegliato sull'applicazione diretta i miei gli ultimi risultati così di ieri. Avevo lasciato ieri, quando ero uscito dalla parrocchia per la messa, il Borussia Dortmund, che era in vantaggio 1-0 in casa sull'Hertha Berlino, visto che così è rimasto. Quindi non ancora il Bayern è campione di Germania, dovrà attendere per altre vittorie e automaticamente qualche passo falso del Borussia Dortmund. In caso di vittoria dello scudetto, dovrebbe essere almeno sentito nelle televisioni l'ottavo di fila per il Bayern di Monaco. Invece per noi italiani non manca molto, anzi, giorno dopo giorno l'attesa sta per finire, almeno per quanto riguarda la Coppa Italia, con le due semifinali venerdì e sabato, e poi la finale di mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, ovviamente a porte chiuse, come anche le semifinali, le partite di campionato che riprenderanno poi dal 20 giugno. Che altro dire? Che, beh, ritornando alla Germania, uno tra i pochi campionati, parlando invece di pallacanestro, che è ripreso, ho visto dove praticamente ci sono griglie, ci sono due gironi, mi pare, da 5 squadre. E alla prima partita il Bayern Monaco ha perso di una decina di punti in casa contro l'Ulm, insomma. Comunque, vabbè, si sa, quando un campionato di basket si racchiude in gironi, come si dice, tutte le partite sono determinanti, ma del resto io dico, poi, a parte il girone, un campionato proprio tutte le partite sono da giocare come delle finali. Dispiace un po' sempre per quanto riguarda il basket, e se vogliamo anche il volley dei nostri campionati,
almeno professionistici che non potranno concludersi e quindi però piano piano riprenderanno anche quelli, come riprenderà piano piano anche il cinema, il teatro, e quindi speriamo ovviamente vivamente di riuscire a fare il vaccino anti-Covid entro un certo tempo. Sarà forse, magari per fare il vaccino ci vorrà ancora appunto un bel po' di tempo, però l'importante, ricordo, è ad ottobre, almeno per quanto riguarda il vaccino anti-influenzale, quello mi raccomando, facciamolo tutti quanti, perché è una sicurezza in primis per noi e poi per evitare contagio di batteri e influenze agli altri, visto che spero, sto cercando sempre di fare il possibile che comunque questo periodo storico abbastanza duro del coronavirus ci metta un po' di sentimento di più dentro di noi, come si dice, un po' più di sale nella zucca, ecco. Beh, purtroppo, come dicevo ieri, i famosi stupidini della situazione, quelli purtroppo ci sono e ci saranno sempre. Comunque, l'importante è che ognuno di noi faccia il suo meglio. Bene, poi oggi, ieri non ve l'ho detto, diciamo, sono io insieme al mio amico Alessandro e al fratello e al cugino, seppur a distanza di quasi un mesetto, diciamo, faremo così un pranzetto per la ricorrenza del compleanno che è stato a maggio dal cugino del mio amico Alessandro, al Chiama Sushi a Barletta, ristorante giapponese, locale che consiglio vivamente. Cibo di prima qualità, mi raccomando, per chi è di Barletta soprattutto, ma anche noi città limitrofe, ma noi di Trani, insomma, abbiamo anche Toio, un altro locale che ha la sua qualità. Bene, che altro dire? Che mi sento contento, anche perché quando il tempo è bello c'è il sole, automaticamente quindi una persona si sente più di spirito, no? Più contenta, più felice, ed è meglio che sia così, perché insomma abbiamo vissuto fine dell'inverno, primavera abbastanza difficile. Però piano piano ce lo dobbiamo lasciare alle spalle, sicuramente penso che tutti quanti stiamo un po' imparando qualcosa da questo periodo. Quindi io vi rinnovo il piacere, se volete, di venite sul mio canale YouTube Nicola De Lucia per scoprire tanti contenuti. Dal mio canale più o meno si vede che ho anche tanti video sul wrestling, disciplina che ora, seppur diciamo in maniera un po' ridotta, sto cercando sempre di seguire, però come più o meno avevo letto, ecco, dal report di ieri mattina di SmackDown, Sasha Banks e Bayley per la seconda volta, se non mi sbaglio, campionesse di coppia femminile, quindi. E poi, dando uno sguardo alla card di Backlash 2020, che si disputerà, no questa domenica, ma la prossima, è stato aggiunto un bel match, quale è quello tra Sheamus e Jeff Hardy. E alla fine ricordo, per chi è magari iscritto alla piattaforma network della WWE, che nella notte tra oggi e domani ci sarà il takeover di NXT in Your House per festeggiare il 25° anniversario, con ben 6 match nella card, quindi buon divertimento a tutti. E speriamo, mi auguro soprattutto, che Tommaso Ciampa e Karrion Kross facciano un gran bello spettacolo. Bene, buona domenica, alla prossima, ciao!